Emiliano Panzeri della Edison. Qui ci troviamo a valle della diga di Casselva, che vedete alle mie spalle, e qui a fianco ci sono le opere di scarico. La diga è stata costruita negli anni 60 e si trova in una delle zone molto piovose del Friuli. Ci sono alcune precipitazioni che arrivano fino a 400-500 mm anche al giorno e anche a 1000-1200 in un mese. L'acqua, quando la diga è piena, sfiora naturalmente dalle opere di scarico tramite delle ventole a funzionamento automatico, e lo scarico poi viene inglobato nel torrente Cilisia, che cade a valle della diga. L'invaso della diga di Casselva è un invaso da 35 milioni di metri cubi di acqua, che raccoglie tutta la pioggia che cade in questo bacino imbrifero, che è di 40 km quadrati. La diga è uno sbarramento di oltre 100 metri, uno sbarramento in calcestruzzo che appunto raccoglie l'acqua, che serve a diversi scopi. Primo scopo, scopo idroelettrico, per la produzione quindi di energia elettrica dovuta all'acqua, che è l'energia più pulita che abbiamo. Secondo scopo è lo scopo irriguo. A valle della diga l'acqua viene incanalata in diversi canali a favore dello scopo agricolo, per l'irrigazione dei campi e delle campagne. Terzo scopo è lo scopo della laminazione delle piene, che solamente negli ultimi 10 anni serve per evitare che tutta l'acqua in arrivo al bacino venga riversata a valle, quindi parte dell'acqua viene accumulata nella diga e viene poi rilasciata in tempi diversi verso valle.